con mia sorpresa, guardandolo, non esiste la voce donna. Esiste la voce uomo, non nel senso di maschio, quanto di essere umano. Per trovare qualche cosa in riferimento alla donna, bisogna andare ad una voce particolare che è maschile e femminile. Mi sono chiesto se gli autori di questo dizionario si sono un po' disinteressati della donna, se è una scelta calcolata, oppure se c'è una intenzione che, biblicamente parlando, non si può parlare dell'uomo maschio e della donna separatamente, perché per la Bibbia entrambi sono comprensibili solo in relazione l'uno all'altro. Come per Dio, così per l'uomo, la Bibbia non è preoccupata di chi è Dio, chi sono l'uomo e la donna in sé, questa preoccupazione attuale nostra che ci proviene soprattutto dalla linea psicologica, ma la Bibbia è preoccupata di chi è Dio per me. E chi sono l'uomo o donna per loro o tra di loro e in relazione a Dio creatore e al resto del creato. Basti pensare a come i Vangeli presentano Gesù come uomo e come figlio di Dio, è sempre visto in relazione a Dio, suo padre, agli altri, suoi fratelli e sorelle, al creato. Guardate i cigni del campo, eccetera. Ecco, ma questo stile relazionale di Gesù è presente già nelle prime pagine della Bibbia, in Genesi 1-2. In 1-26-28, maschio e femmina, uomo e donna, sono entrambi creati a immagine somigliantissima e realizzano questa loro identità vivendo la vita come missione al dialogo reciproco, alla relazione di reciprocità in cui sono coinvolti con tutta la loro realtà, corpo e sessualità inclusa, anzi a partire da essa. È evidente infatti nel secondo racconto di Genesi 2, 4-25, dove viene presentato il sogno relazionale di Dio sull'uomo-donna. Si realizzano come tali nella misura in cui vivono in armonia o in ordine le relazioni fondamentali, quelle sulle quali ognuno si gioca il senso dell'esistenza. Questo è vero non solo per la Bibbia, ma anche per la psicologia religiosa attuale. Relazione con Dio accolto come creatore e signore, con l'altro o l'altra, stimato e pensato come ossa dalle mie ossa e carne dalla mia carne, con il creato da lavorare e custodire. La qualità di questo quadrilatero relazionale passa non semplicemente per la strada della vicinanza, si può essere vicini, ma ci si può ignorare reciprocamente, neppure per la strada della prossimità, posso sì farmi prossimo, ma rischio l'incollamento o la dipendenza dall'altro, quanto soprattutto la strada della reciprocità. Il termine reciprocità viene dal latino recus, faccio un passo indietro, mantengo una distanza, e procus, faccio un passo avanti, mi avvicino, annullando la distanza. Si tratta pertanto di un rapporto dinamico che richiama parità di considerazione e responsabilità nel vivere e curare la relazione. L'equilibrio tra recus e procus sarà sempre instabile e da inventare di volta in volta, cioè quello di farmi vicino o di mantenere una distanza. È solo a queste condizioni che, secondo il testo genesiaco di riferimento, ognuno scopre chi è. Io sono, permettete che richiami il testo, il termine ebraico, l'ha fatto anche il cardinale prima con il termine cuore, quindi io sono Ish, cioè uomo, e tu sei Isha, donna. Un processo di identificazione a partire da quello che più appare, cioè la corporeità e la sessualità. Quindi ognuno scopre chi è, ma ognuno accetta anche il limite.
Se io riconosco di essere Ish, uomo, maschio, non sono Isha, donna. Per di più, solo nella reciprocità formiamo la Dhamma, l'essere umano nella sua completezza. Queste due condizioni sono fondamentali per uscire da quel pericolo mortale che è la solitudine. Non è bene che l'uomo Adam sia solo. Solitudine intesa come isolamento o vita senza relazioni significative e significanti con l'altro o l'altra da me. Il testo afferma, tra l'altro, che solo chi riconosce o accetta come carne della mia carne l'altro mi fa uscire dall'isolamento che genera morte, non gli animali e possiamo aggiungere al testo neppure le piante. Eppure sappiamo che questo quadrilatero relazionale può sfaldarsi o sconnettersi mandando in frantumi il sogno, il progetto di Dio. Questo avviene, afferma il testo biblico, perché si ascolta la voce alternativa, rappresentata nel testo dal serpente, che insinua nella coscienza dell'uomo-donna il pensiero più cattivo che esista, quello di credersi o di viversi come se si fosse Dio in terra, non accettando di essere creature, cioè limitati, vulnerabili, si vive nel disordine relazionale. Per me il peccato originale, cioè quello che sta all'origine di ogni altro peccato, è presente in filigrana anche nel Salmo 8, versetto 6, l'abbiamo pregato questa mattina, era il terzo delle lodi. Davvero l'hai fatto poco meno di un Dio. Così il testo ebraico, la 70, che è entrata nel nostro breviario, dice l'hai fatto poco meno degli angeli. Peccato originale è togliere, eliminare quel poco meno. La conseguenza drammatica è che quanto era connesso, le relazioni, diventa sconnesso. Quanto era sano, diventa malato. Quanto era ordinato, diventa disordinato. Non dimentichiamo che disordine è un termine per indicare, nella teologia e spiritualità cattolica, il peccato e i suoi effetti. Basta leggere il dopo Genesi 1-2 per confrontarci con gli effetti drammatici di questa scelta di eliminare quel poco meno. Di Dio si ha paura e da Lui ci si nasconde, di sé e dell'altro, dell'altra, ci si vergogna e la si accusa, quella là che tu mi hai dato. Del creato si abusa perché serve solo per nascondersi tra gli altri. Le relazioni di reciprocità saltano e diventano violente. Vedi in Genesi 4 Caino che uccide Abele, vedi la violenza sulle donne come in Genesi 12:10-20, in cui il patriarca Abramo aveva appena ricevuto la benedizione, doveva essere segno di benedizione per tutti, il patriarca Abramo fa, il termine tecnico sarebbe il magnaccia, abbandona la moglie Sara alla bramosia di Faraone pur di avere qualche vantaggio a lui. E così via. L'uomo-donna diventa cacciatore, cacciatrice di altri uomini, di altre donne, di cose materiali, di Dio stesso. A soccombere è sempre il debole, l'indifeso. Tra questi c'è la donna, che a sua volta si inventerà strategie di sopravvivenza. Le chiamo così. Basti pensare a Sara, che chiede ad Abramo di avere un figlio attraverso la sua serva Agar e poi fa scacciare quest'ultima perché la gelosia si insinua e provoca questo. Già la Bibbia però, e prima di giungere a Gesù Cristo e all'esperienza della Chiesa Apostolica, indica una strada per passare da cacciatore a pastore o da cacciatrice a pastora. È la strada dell'ascolto della parola, di cui nel Nuovo Testamento due Marie sono modello, Maria di Nazareth e Maria di Betania. Tutti possiamo diventare Maria se interpretiamo con la tradizione ebraica quel facciamo l'uomo maschio e femmina a nostra somiglianza come un plurale in cui Dio creatore si rivolge alla creatura umana che sta per creare
come a dire: mi aiuti a farti diventare Adam, cioè essere umano e pienamente tale? Ci stai a farti plasmare sempre di nuovo senza buttare via te? Come se Dio, sempre con la tradizione ebraica, come se Dio chiedesse a quell'Adam, a quell'uomo che sta per creare: aiutami a realizzare quel quadrilatero relazionale mettendo ordine nelle relazioni costitutive, vivendoti in ordine, tenendo presente che tutto è connesso, tutto è in relazione, come ci ha ricordato Papa Francesco nella Laudato Si. Come viversi in ordine? La tradizione della Chiesa Cattolica Romana, cioè occidentale, ha ad un certo punto inventato o istituito quelli che denominiamo, conosciamo come voti. Sinteticamente, l'obbedienza è accettare il limite di dipendere dal Creatore. Mi accetto creatura in mano al Creatore e al mio Signore e mi metto in una posizione di ascolto. Obaudire nasce dall'ascolto. La castità è accettare il limite al desiderio di conquistare per soddisfare me stesso. Amo l'altro facendomi almeno prossimo o prossima, ma puntando decisamente sulla reciprocità. Non posso non confrontarmi continuamente con Genesi 1-2 e quindi anche con quel non è bene che l'uomo e la donna sia sola. Gesù non l'ha fatto. Seguendo lui imparerò a relazionarmi nella reciprocità. La povertà è accettare il limite di non possedere, di avere per me, di accumulare, facendo spazio alla solidarietà e alla condivisione. Certo, qualcuno potrebbe dire: ma questo, biblicamente parlando, è richiesto a tutti. Certamente, questo è richiesto a tutti. A tutti è richiesto obbedienza, povertà e castità, se vogliono realizzarsi pienamente come persone umane, realizzando così o raggiungendo quella pienezza di vita che il Creatore ha previsto. Cosa ci stanno a fare allora i consacrati? I consacrati coscientemente accettano o scelgono il dono fatto dal Signore di essere con il loro stile testimoni che è possibile viversi in ordine. Cioè vivere da persone umane, o come afferma il documento per vino nuovo, otri nuovi della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica del gennaio scorso, quindi recente, al numero 17 afferma così: diventare un modello di sostenibilità antropologica. Se non sono paroloni incomprensibili, a noi religiosi oggi è chiesto, vivendo in obbedienza, povertà e castità, di diventare un modello di sostenibilità antropologica, cioè che è possibile vivere da persone umane ed è bello vivere da persone umane. Questa è la grande sfida secondo questo documento per vino nuovo, otri nuovi, è uscito da qualche mese. Ovvio che tutto questo non casca dalle nuvole, non è una semplice utopia quanto una eutopia. Gioco un po' sul senso di queste due parole, cioè una cosa buona, bella, perché si basa sulla scelta, sullo stile relazionale di Gesù di Nazaret. In una società in cui la donna era ritenuta priva di soggettività, al punto che la sua parola non aveva valore di testimonianza né nel quotidiano né in giudizio, e in un sistema religioso in cui l'uomo benediceva Dio dicendo: benedetto il Signore che mi ha creato, che non mi ha creato pagano né donna né schiavo, mentre la donna recitava una preghiera di rassegnazione: benedetto il Signore che liberamente mi ha voluta e creata come sono. Ecco, in siffatta cultura socio-religiosa Gesù ha talmente incarnato l'umanum da vivere relazioni con donne considerate le relazioni fuori norma e perciò da ostacolare e rifiutare. Gesù ha vissuto pienamente da uomo
nella consapevolezza che il divino poteva manifestarsi solo attraverso l'umano. Anche secondo la psicologia del profondo a noi contemporanea, Gesù è stato la maschilità esemplare. Così è il titolo della ricerca della tedesca Anna Wolf, edita ancora nel 1979 dalla Querignana e riedito nel 2012. Con il suo stile relazionale, afferma la studiosa tedesca, Gesù non è una figura eterea che vive in un mondo completamente altro, separato dal nostro, ma è colui che oggi ci mostra come noi esseri umani possiamo prendere parte alla vita fino in fondo. Sono parole di questa studiosa. Di questa maschilità esemplare di Gesù, nel suo modo di relazionarsi alle donne, richiamo solo alcuni aspetti, rimando a studi specifici per un approfondimento. Una prima caratteristica è che per Gesù le donne sono donne e basta, senza previe specificazioni. Chiama non solo sua madre donna nel Vangelo di Giovanni a Cana e alla croce, ma questo andrebbe rivisto a parte, ma anche altre che dallo sguardo maschile ricevevano altri epiteti. Esempio significativo è Luca capitolo 7 versetti 36-50. Il fariseo Simeone, vedendo ciò che fa quella donna che tocca Gesù, la pensa in cuor suo una peccatrice. E Gesù provocatoriamente gli domanda: vedi questa donna? Come a dire, io vedo una donna e tu cosa vedi? Andando un po' più in là di quello che forse poteva dire Gesù, potremmo chiosare così: tu, uomo maschio, cosa guardi? Cosa ti interessa di questa persona che per me è donna? E più avanti, il capitolo seguente, all'ottavo, quella donna che aveva perduto, che aveva perdite di sangue, viene chiamata da Gesù figlia. Una seconda caratteristica è che per Gesù le donne possono diventare sue discepole. Così ce le presenta l'Evangelista Luca nei primi versetti del capitolo 8, quando dice c'erano con lui, cioè vivevano una relazione discepola-maestro, come i dodici. Esperienza confermata nel quadretto dell'ospitalità in casa di Marta, siamo al capitolo 10 del Vangelo di Luca, ove la sorella Maria ha scelto la parte buona, così nel testo originale che viene tradotto dalla CEI, migliore, ma di per sé sarebbe la parte buona, cioè la posizione tipica del discepolo, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. È significativo poi che il Vangelo di Giovanni qualifichi Marta e Maria come destinatarie dell'amore di Gesù. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Siamo al capitolo 11 del Vangelo di Giovanni. Le amava a tal punto che, vedendo Maria piangere per la morte del fratello Lazzaro, si commosse profondamente, restò molto turbato e scoppiò in pianto pure lui. Da discepole in ascolto ad amiche in una relazione di reciprocità, nell'amicizia profonda e rispettosa. Una terza caratteristica, è già stata ricordata, è che nei Vangeli le donne, oltre ad essere le uniche tra i discepoli ad essere presenti ai piedi della croce, vivendo la sequela femminile in modo silenzioso sì, ma fedele e perseverante, sono anche le prime testimoni della risurrezione, tanto da essere considerate dallo stesso Cristo risorto apostole. Andate, dite. Addirittura una di esse, Maria di Magdala, viene denominata dalla tradizione greca isapostolos, cioè uguale agli apostoli, e da quella latina apostola apostolorum, apostola degli apostoli. E lo scorso anno sappiamo che Papa Francesco ha elevato a festa la sua memoria del 22 luglio. Così afferma il Papa nel decreto: questa donna, nota come colei che ha amato Cristo ed è stata molto amata da Cristo,
chiamata da San Gregorio Magno, testimone della Divina Misericordia, e da San Tommaso d'Aquino, apostolo degli apostoli, può essere compresa oggi dai fedeli come paradigma del compito della donna nella Chiesa. Gesù dunque è Evangelo dell'umano anche nel suo rapporto con le donne. Se è vero che nei Vangeli non abbiamo una teologia della donna, è pur vero che c'è una luce che proviene dallo stile relazionale di Gesù per una possibile teologia dell'incontro uomo-donna nella reciprocità, un incontro umano che umanizza. Sulle ricadute di tutto ciò per la vita consacrata maschile e femminile, rimando al già citato documento per Vino Nuovo Odri Nuovi, che ha i numeri 17 e 18 sotto il titolo Relazione nell'umanum, non relazione all'umano, ma relazione nell'umanum, sottolinea la necessità di avviare processi di vera integrazione e complementarietà reciproca con l'elemento e la sensibilità femminile e maschile, così è il numero 18, e questo per essere oggi, come consacrati, modello di sostenibilità antropologica. Mi pare che questa possa essere una buona sfida per la vita consacrata oggi, maschile e femminile. Grazie.